Io credo che l'Italia debba sostenere con maggiore forza la realizzazione finalmente di uno Stato. La diplomazia internazionale deve trovare maggiore vigore, le Nazioni Unite devono essere il fulcro di questa azione. L'Unione Europea, invece di preoccuparsi attraverso la NATO di mettere i militari al confine con la Russia, si preoccupasse a cominciare ad avere una politica estera che non ha. È il racconto di un popolo che vive ancora senza diritti e senza libertà, il reportage dedicato alla Palestina a cura dell'Associazione Culturale Napoli Progress 2013, un lavoro frutto di un recente viaggio in quei luoghi che documenta attraverso episodi e testimonianze dirette le difficili condizioni di vita, ma anche le forme positive di collaborazione tra la città di Napoli, le organizzazioni internazionali e la Palestina. Alla presentazione nella Casina Pompeiana in Villa Comunale è intervenuto anche il sindaco Luigi De Magistris, che ha ribadito con forza l'impegno dell'amministrazione cittadina al fianco di quei popoli nella battaglia per i diritti. Non ci sarà pace, prosperità e fratellanza fino a quando non ci saranno due stati che possano convivere l'un confinante all'altro in pace e nel rispetto reciproco, lo Stato della Palestina e lo Stato di Israele. Noi tra l'altro a breve porteremo a compimento anche alcuni ordini del giorno che sono stati approvati dal Consiglio Comunale, significativi, che vanno in questa direzione, e abbiamo deciso di finanziare, per quello che può fare il Comune di Napoli nella cooperazione decentrata in cui crediamo, dei progetti importanti soprattutto per la Palestina, Gaza e Cisgiordania, e anche dei segnali importanti per altri popoli che stanno particolarmente soffrendo come la Siria. Se pensiamo ad Aleppo, e non solo Aleppo, e anche altre situazioni. Insomma, la nostra città, che sta nel cuore del Mediterraneo, è molto sensibile alle lotte per la libertà e per i diritti all'interno soprattutto del sud del mondo. Con il trailer del docufilm Palestina, Pace e Libertà è stato presentato anche il calendario Shamsan, realizzato in collaborazione con l'associazione sudafricana Palfest per raccogliere fondi da destinare a progetti in Palestina. Una mostra di foto, disegni e storie che vedono protagonisti i bambini palestinesi. Nelle foto di Nabisale, Haed, che lotta un giorno contro i gas lacrimogeni per poter bere la fonte dell'acqua che i coloni hanno preso. Quindi sono bambini che hanno sofferenza, dolore, ma una dignità. Vogliamo un mondo di pace o un mondo di guerre? Mi sembra che la bilancia della giustizia in questi anni è pesata verso l'ingiustizia, in cui le guerre sono sempre di più, e ne capiamo la ragione, perché c'è un'economia, una politica e un crimine anche che prospera sulle guerre e sulle armi. Il reportage e la mostra sulla Palestina si potranno visitare alla Casina Pompeiana fino al 19 novembre.